vela uno sport per tutti. Esatto. C'è chi pensa che non lo sia. In Italia purtroppo la vela ha ancora diciamo un po' una fama di sport elitario, sport molto costoso, accessibile a pochi. Abbiamo avuto dei momenti storici importantissimi nella vela, ma ciò nonostante l'affluenza non tanto di pubblico di questi eventi, ma l'affluenza proprio nella pratica di questo sport non è mai stata, secondo me, veramente come dovrebbe essere. È strano che questo sport non sia veramente praticato come uno sport nazionale, come accade in altre nazioni, per esempio in Francia, in Inghilterra, certo. Per non parlare della Nuova Zelanda, l'Australia, eccetera. Se lo pratico io lo possono praticare tutti. Questo non ti sminuire, perché non è assolutamente che il caso. Però noi abbiamo portato in barca tantissime persone. Non ti sminuire. Ah. Allora, io ho paura dell'acqua alta. Sì. Ok, ho un terrore, paura degli squali. Però quanta gente ha paura dell'acqua alta, paura degli squali, benissimo, eh? Eppure in barca vado. Certo, no, ma infatti si può andare, Quindi si può andare. Abbiamo portato bambine, abbiamo portato addirittura piccini, proprio neonati. Sì, Poi abbiamo portato giovani, ragazzi. Meno giovani, un po' più saggi. Maturi, diciamo. E disabili. Disabili, esatto. Cognitivi, e poi... Con disabilità anche fisiche, sì. Quindi la vela ha una caratteristica, cioè sicuramente uno sport per tutti per questo, perché chiunque può praticare vela. Mm-hmm. Diciamo che la vela dà tutto. Dà tutto, esatto. Da. Puoi avere un approccio molto soft, esatto. Molto ludico, molto, diciamo, vaganziero, oppure da ocean. Può essere, esatto, uno sport molto faticoso, molto duro. Abbiamo una chiamata. Cosa facciamo? La vuoi chiudere o rispondiamo? Betty, ti chiamo dopo. Ecco, questa cosa dell'attività di vela che dici è molto importante. Un approccio che la gente dovrebbe fare è proprio rivolgersi alle associazioni e alle persone, ai charter professionistici, perché purtroppo molte persone che abbiamo incrociato ultimamente hanno avuto anche delle brutte esperienze di vela. Sì, questo è un discorso, da fare. Sì, assolutamente, questo è un discorso vero. Sì. non gioca assolutamente a favore alla diffusione della vela, esatto. Perché ultimamente ci sono proprio anche, in base a caratteristiche della normativa italiana, si sono diffuse moltissimo queste piattaforme dove tutti possono improvvisarsi, skipper, istruttori, eccetera. Questo sicuramente non gioca a vantaggio della diffusione della vela, perché purtroppo moltissime persone che poi entrano in contatto con la vela tramite delle persone che non sono diciamo dei professionisti e che non sono adeguatamente preparate, queste esperienze poi possono essere brutte e lasciare un ricordo della vela assolutamente negativo. È un problema che in Italia si sta verificando da tanto tempo. Allora, punto 1, la vela è... Precisiamo. Punto 1, la vela è uno sport che può essere praticato da tutte le persone, qualsiasi fascia di età. Qualsiasi, da quando sei bambino fino a 80 anni, quando hai 80 anni, 90 anni, uguale. Anche di più. Sì, noi abbiamo tanti soci, bravissimi velisti, che sono ultra ottantenni, esatto. E praticano vela con grandissima soddisfazione. Ci sono delle fasce intermedie, diciamo, di età che possono spaziare su tutte le tipologie di imbarcazioni. E quindi, diciamo, addirittura... È uno sport che si adatta molto anche per i disabili. Noi abbiamo la nostra attività, abbiamo una sezione che sviluppa proprio l'attività disabile, chi ci conosce la conosce bene, la Vela Senza Barriere, è dal 2011 che ogni anno con grandissimo successo facciamo andare in barca moltissimi disabili. Quindi non lasciamoci scoraggiare dal fatto di dire, la barca vela no, chissà quanto costa. Andare in barca vela costa come fare qualsiasi altro sport. Se vai a giocare a tennis, se vai a sciare,
se giochi a pallone, se giochi, vai in bicicletta, ci sono dei costi che chiaramente possono essere molto variabili. Facciamo degli esempi, no? Sì. Un corso di vela, quanto può costare? Ecco, un corso di vela da noi sono 4 giornate, 4 lezioni, costa per i soci 190 euro. Sì. No? Ora, se uno vuole passare 4 pomeriggi a sciare, sì, quanto spende? Più o meno, forse anche un qualcosina. Beh, di qua più. Poi oltretutto non deve neanche affittare l'attrezzatura. Esatto, attrezzatura. Per andare in barca cosa servono? Un paio di scarpe con la scuola pulita, sì, poi anche una tuta da ginnastica. D'estate, poi basta un pantaloncino, una t-shirt, esatto, non c'è i giubbottini di salvataggio che diamo noi. Qua, quindi qua. Vi dovete, cioè, portare la crema, sì, il cappellino. La crema magari, magari cappellino, occhiali. Occhiali e un paio di scarpe da ginnastica pulite, basta. Certo, esatto. Non bisogna spendere nient'altro, perché tutta l'attrezzatura la diamo noi. E poi dici, ma magari a me piace, sai, la tutina, scontro le cose, tutte così, fare i fighi. Ma in barca a vela diventi già figo subito, perché? Perché prendi il sole e poi arrivi a casa tutto abbronzato, certo, e quindi fa già bella figura anche con poi una se vuoi fare proprio bella figura metti la polo anziché la t-shirt. Esatto, metti una polo. Un fularino, così magari fa un po' tipo yacht club. Assolutamente, assolutamente. Poi, che cos'altro possiamo dire? È a portata di tutti? Vabbè, facciamo degli altri esempi. Mm-hmm. Chi è già capace di andare in barca a vela dice, no, ma io non voglio andare a fare il corso. Voglio... Benissimo. In un club come il nostro puoi venire qua e utilizzare, fare il tuo allenamento, la tua uscita con una barca del club. Sì. E da quest'anno, tra l'altro, avremo a disposizione delle bellissime imbarcazioni mini altura. E qui le abbiamo a disposizione per i soci che vogliono. Anche lì i costi sono veramente alla portata di tutti. Per cui io direi che... E naturalmente tutte queste attività sono comunque supervisionate da un istruttore in mare. Certo. Quindi nel momento in cui ci fosse bisogno c'è l'istruttore. Assolutamente, nel senso che se arriva un gruppo di soci che sono già capaci e vogliono uscire da soli in autonomia, chiaramente in mare c'è un gommone del club con l'istruttore che in qualsiasi bisogno, per qualsiasi bisogno, è pronto a intervenire, a dare indicazioni se ce n'è bisogno, perché comunque anche a tutti i livelli, immaginiamoci un gruppo di amici che sì, vuole divertirsi, ma poi una volta che esce una volta si diverte, poi magari incomincia a avere voglia di migliorarsi, incomincia ad avere voglia di perfezionare le manovre. Certo. E allora diciamo che essere iscritti a un club dà tantissimi vantaggi, perché c'è sempre del personale a disposizione che può, con la presenza aumenta sicuramente la sicurezza dell'esperienza, ma poi è un valore aggiunto perché comunque può dare delle indicazioni se servono. Quando non servono si lascia solo allenare, oppure personale del club può posizionare un percorso tra le boe di allenamento, no? Uh-huh. E quindi chi vuole cimentarsi in questo c'è a disposizione anche questo. Tutto ciò ha veramente ha dei costi assolutamente alla portata di tutti. Sì.